Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì ragazzi, mi sembra doveroso farlo questo video perché questa notte è atterrato a Milano, sponda nerazzurra, Romelu Lukaku è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Oggi fa visite mediche e tutto, sappiamo anche che oggi è l'ultimo giorno di mercato per lo United in entrata, quindi ha venduto Romelu Lukaku, quindi diciamo che in questo momento lo United è anche senza attaccante. Però vabbè, non voglio andare a vedere questa situazione dello United perché andiamo a parlare appunto dell'Inter. Io di solito non faccio video di calcio mercato di altre squadre, però appunto mi sembra doveroso farlo perché l'Inter ha preso veramente per me un grandissimo giocatore, anche se allora innanzitutto non sto rosicando perché l'Inter ha strapagato Lukaku, per me lo ha strapagato. Le cifre dell'affare sono, si parla di 60, 65 milioni di euro più 10 di bonus, quindi si arriva a 75 più un 5% della futura rivendita. Se appunto dovesse andare via, lo United ci dovrebbe guadagnare comunque qualcosina dall'Inter e guadagna 8,5 milioni di euro fino al 2024, mi pare. E ragazzi, alla fine diciamo che la cifra si aggira intorno sugli 83 milioni di euro e mezzo, 83,5 milioni di euro. E quindi per me l'Inter, ragazzi, l'ho strapagato mettendo conto anche il fatto che ha perso uno come Icardi, ragazzi, perché ricordiamo che l'Inter ha sempre Icardi, io odio Icardi, chi mi segue da tempo lo sa perché io Icardi è un giocatore che io odio. Non tanto comportamentale, ma proprio non mi piace il tipo di giocatore. Però dico comunque che è forte. Però lo stile di Icardi non mi piace. Forse non so perché era l'Inter, non mi è piaciuto. Boh, non lo so. Comunque, ricordiamo che l'Inter ha perso Mauro Icardi. Icardi, ragazzi, negli ultimi 2 anni ha fatto 40 gol. Questo voglio dire, in Serie A che non è mai facile, nonostante quest'anno ha avuto qualche difficoltà, anzi non qualche, ha avuto tutte difficoltà praticamente da dicembre, mi sembra dopo la partita contro il Parma, non ha mai più giocato, se non all'ultima giornata di campionato. Icardi ha sempre fatto 11 gol, 11 gol in Italia per un attaccante che non ha giocato forse un quarto del campionato, sono tantissimi ragazzi, quindi quest'anno per me Icardi ha fatto anche bene dentro al campo prima che succedeva quel macello con l'Inter, perché 11 gol non sono tutti, non sono, non è da tutti quanti fino a dicembre. Poi, 2 anni fa, quindi stagione 2017-2018, Icardi, ragazzi, ha fatto all'Inter 29 gol e anche, mi pare, anche qualche assist. È stato il capocannoniere della Serie A perché non l'ha vinto con Immobile, perché non mi ricordo bene il motivo, però comunque l'ha vinto con Immobile nonostante siano andati a pari gol, e quindi è stato il capocannoniere con 29 gol. E 29 gol, ragazzi, in Serie A sono una cosa veramente per me mostruosa, perché sappiamo tutti che il campionato italiano è un campionato tattico e abbiamo visto quest'anno Quagliarella ha fatto, non è arrivato alla cifra di Cardi, mi pare che sia arrivato a 24-25 gol. Perché appunto ragazzi è veramente difficile rifare quella cifra che ha fatto Icardi 2 anni fa. E poi ragazzi c'è Lukaku dall'altra sponda. Sappiamo che in Inghilterra le difese sono molto più aperte, è molto più facile segnare, ci sono molti più gol. Albene sì ragazzi, allora 2 anni fa possiamo dire che ha fatto anche bene Lukaku allo United, perché ha fatto 16 gol e mi pare 4-5 assist da come ho letto prima nelle statistiche. Mentre quest'anno ragazzi ha fatto solamente 12 gol. E 12 gol in Premier League sono veramente pochi, perché un attaccante titolare che gioca sempre in una squadra come il Manchester United ti deve fare sempre 30 gol. Allora ragazzi, se Lukaku, va bene che quest'anno non ha preso una buona stagione, ma se Lukaku dovesse ripetere la stagione dell'anno scorso dove ha fatto solamente 12 gol al Manchester United, quest'anno in Italia quanti ne potrà fare? Per me Lukaku, ragazzi, per me non sarà uno di quei bomber che si lotterà il titolo capocannoniere. Poi sono il primo a dire che Lukaku è un giocatore fortissimo, perché per me Lukaku è veramente forte. Però c'è sempre a dire che hai perso Icardi. Io sono veramente incerto tra chi sia più forte tra Icardi e Lukaku, perché poi potevo anche capire, mi va a vendere la clausola di Icardi a 110 milioni e mi prendi Lukaku 80, va bene, ci posso anche stare. Ma Marotta, ragazzi, ha tenuto Icardi e prendendo Lukaku 80 milioni, quindi in questo momento l'Inter per me ci ha solamente perso, perché Icardi volendo può fare il torto di restare all'Inter, di prendere lo stipendio, di non giocare, e comunque poi lui se ne va a parametro zero, mi sa, l'anno prossimo fra 2 anni, comunque lui se ne va a parametro zero e lo stipendio lo prende, quindi l'Inter qui in questa faccenda ci perde solamente. Poi vabbè, se vogliamo andare a vedere gli altri reparti dell'Inter, soprattutto a centrocampo, io nemmeno lì, a centrocampo nemmeno lì, forse posso dire che ha migliorato
ma proprio di poco, di poco, di poco, perché comunque ha tolto Nainggolan, dando al Cagliari a zero, 2 anni in prestito, gli paga anche la metà parte dello stipendio, glielo paga l'Inter, e quindi ha perso Nainggolan a zero, fra 2 anni tornerà all'Inter, per prendere Barella per 50 milioni di euro. Quindi per me tu non hai fatto il salto di qualità, perché hai tolto Nainggolan ed hai preso Barella. Tu per me non hai fatto il salto di qualità. Tu mi facevi il salto di qualità se avevi un centrocampo come Nainggolan, Barella e che ne so, Brozovic. Poi c'è anche quell'esterno destro, Lazaro, che a me piace tantissimo. Perciò dico che per me l'Inter qui ha fatto un pochino il salto di qualità. Perché a me Lazaro mi piace veramente tanto. È un giocatore che volevo sinceramente anche al Milan, però non rientra sinceramente nei piani di Giampaolo, quindi ve lo potete tenere. Che poi ragazzi, a me del Milan mi frega, cioè dell'Inter mi frega veramente un po' poco, perché sappiamo che il dislivello tra Inter e Milan è tale che c'è praticamente un buco in mezzo, perché appunto l'Inter è molto più forte del Milan. Chi non dice questo appunto è stupido potente. E quindi a me non mi importa tanto dell'Inter, a me mi importa più della Roma, perché appunto la Roma è la diretta concorrente. Io spero che l'Inter appunto prendi Edin Dzeko, facendo sì che la Roma rimanga senza sostituto, a meno che la Roma appunto rimanga senza sostituto, perché se la Roma poi si va a togliere Dzeko per darla all'Inter e la Roma si va a prendere uno come Icardi o Higuaín, io dico vabbè, Dzeko rimani a Roma e appunto l'Inter rimani solamente con Lukaku e Lautaro. Comunque io non penso che adesso Dzeko vada all'Inter, perché appunto adesso l'Inter ha sia Lukaku e Lautaro, una coppia per me fortissima, anche se appunto Lautaro non è che mi fa impazzire, però Lukaku ragazzi mi piace. Dobbiamo solamente vedere se appunto si affermerà in Italia, perché è un campionato difficile in Premier League, cosa che non ha fatto benissimo, perché comunque un attaccante titolare deve sempre fare sui 25-30 gol in Premier League, un attaccante come Romelu Lukaku. E niente, per me è stato strapagato. Io rilascio un bel canale, noi ci vediamo al prossimo, bella, ciao, forza Milan.